Sì, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sono veramente anche emozionato quest'oggi di essere qua per questa giornata, perché nonostante questa sia la terza edizione, siamo veramente come sempre fosse la prima volta, anche perché ogni anno c'è tantissimo da raccontare in un luogo particolare, diverso, bellissimo la nostra regione. Un saluto a tutte le autorità presenti, Sua Eccellenza il Prefetto d'Arco Pellos, il Sindaco di Ancona, i sindaci, il Sottosegretario Cialbano, Monsignor Spina e tutte le altre autorità. Oggi abbiamo scelto un tema importante, quello della competitività del nostro sistema, delle infrastrutture e della nostra volontà di crescita e di rilancio. E credo che oggi più che mai noi dobbiamo guardare in questo senso alla capacità del nostro territorio di dialogare in se stesso, trovando una coesione che è fondamentale. Per questo abbiamo scelto la città capoluogo della regione, perché ritengo che un territorio debba riunirsi in quelli che sono i luoghi, anche dal punto di vista istituzionale, simbolo, perché gli anni che abbiamo attraversato, la pandemia, che comunque anche dal punto di vista relazionale sono stati sono tempi molto difficili, il sisma, che ricordo ha toccato tre delle nostre cinque province, quattro delle nostre cinque province, ma in maniera particolare tre province sono state veramente nel loro entroterra fortemente colpite. L'alluvione che ha toccato il nord in maniera particolare, il nord delle Marche. Ecco, tutti eventi che hanno messo a dura prova la nostra comunità e credo che questo anno, il 2023, nonostante le difficoltà dell'alluvione, sia stato, diciamo, dell'inizio anno, sia stato l'anno un po' della ripartenza dopo la pandemia, dove la ricostruzione sta prendendo una linea ben precisa, dove anche l'alluvione ha avuto una risposta, le infrastrutture. Ecco, allora abbiamo voluto proprio simbolicamente ritrovarci nella città capoluogo perché crediamo che la sfida sia una sfida comunitaria, d'insieme, dove una comunità, territori, borghi e vallate che magari per chi non ci conosce approfonditamente possono sembrare diverse e divise, in realtà iniziano e continuano a camminare insieme con una sfida che è sicuramente molto avvincente e che deve guardare anche al di fuori dei nostri confini. Da qui alcune scelte, anche come quelle che abbiamo fatto intorno alle nostre concittadine, che rendono orgogliosi i marchigiani in sede, ma anche credo un punto di riferimento per i marchigiani che sono all'estero, perché credo che ripartire significa ricostruire una comunità non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista morale e spirituale, cioè la nostra voglia di sentirci sempre di più orgogliosamente partecipi appunto di una sfida comune. Quindi mi fa veramente piacere oggi essere qua insieme a tutti voi per ripercorrere questo anno e rilanciare la sfida futura. Una sfida che deve guardare la nostra capacità di essere connessi sotto molteplici punti di vista in maniera particolare. Ce lo raccontano i giovani, ce lo raccontano le imprese, ce lo raccontano le comunità, le istituzioni. Abbiamo una carenza che deve essere colmata nel più breve tempo possibile, che è la carenza che può far sì che la nostra regione torni a essere connessa e centrale nell'Italia, in Europa e nel mondo. E in questo senso anche i nostri marchigiani all'estero dovranno e potranno, spero presto, essere, messi in condizione di poter tornare nella loro terra nativa senza ore e ore e ore di viaggi, speriamo di poter raggiungere sempre nella maniera più breve possibile la capacità di accorciare tempi e spazi.